Cari compagni di avventura One Pissosa settimanale, siamo finalmente a dicembre, siamo in un fine settimana di dicembre e quindi tornano i video richiesta dai supporter di Patreon. E oggi, come da titolo, si parla del buco di trama della retcon. Io non so ormai più come chiamarla perché tanto poi ognuno si mette i termini che voleva. Insomma, parliamo della falla di continuità narrativa che si è venuta a creare a proposito dell'armata rivoluzionaria. Per cui, non lo so, fatemi una tisanina. Preparatevi a questo video, sarà un viaggio di timeline, quindi preparatevi mentalmente. Tra l'altro, ci tengo a precisare da subito che nel mare di problemi che per me ha Egghead, questa è proprio una goccia, cioè proprio sì, c'è, la vedo, la riconosco, ma onestamente non mi interessa nemmeno, cioè non è una cosa che reputo così importante, interessante o grave, ma per l'appunto, visto che più volte è stato fuori discorso nelle live, più volte ne abbiamo parlato. Anche tra l'altro in live in cui ero ospite, giustamente ci sta che il caro Matteo abbia chiesto un video approfondimento in merito, quindi di questo si parla quest'oggi. Ora, come già detto all'inizio, per l'appunto questo sarà un video in cui andremo a vedere tutto lo scorrere del tempo per quello che noi sappiamo essere le azioni dell'armata rivoluzionaria. Quindi, capitoli alla mano, tavole alla mano. Nel capitolo 1066 ci viene praticamente detto che Dragon era il leader di una forza militante conosciuta come Combattenti della Libertà. Quindi, prima ancora di andare a formare l'armata rivoluzionaria, lui era comunque a capo di un gruppo che faceva queste cose e sappiamo che l'ha fondato dopo aver lasciato la marina perché il suo ideale di giustizia non era lì rappresentato. Questo noi sappiamo. Poi ci viene anche detto, sempre in quel capitolo, che cerca di reclutare il dottor Vegapunk, ma che Vegapunk volesse fare delle ricerche, Dragon non aveva un soldo bucato e quindi ha detto: no, me ne vado dalla marina. Onesto, ci può stare. 22 anni fa, rispetto agli eventi correnti, però qualche mesetto dopo l'incidente di O'Hara, come vediamo sempre nel capitolo 1066, Dragon incontra di nuovo il dottor Vegapunk e praticamente gli dichiara che avrebbe formato un mega giga esercito che doveva essere abbastanza grande, abbastanza potente da poter praticamente affrontare in via frontale il governo mondiale, nonostante comunque Dragon avesse questo odio. Chiamano così, questa repulsione nei confronti della guerra e quindi del conflitto bellico in sé. Però comunque capisce e comprende che, appunto, dopo l'incidente di Uhara, è necessario affrontare a viso aperto il governo mondiale. Facendo poi un salto di 30 capitoli, quindi arrivando al capitolo 1097, scopriamo che sempre con lo stesso anno, quindi lo stesso anno in cui avviene l'incidente di Uhara, Dragon unisce le forze con Ivankov e il resto dei combattenti della libertà e attacca il regno di Sorbet. E a quel punto praticamente va a fondare l'armata rivoluzionaria, più o meno per come la intendiamo noi oggi. Tutte queste informazioni, ripeto, le abbiamo sempre saltellando tra il 1066 e il 1097, quindi questi 30-31 capitoli di distacco. Però tutte le informazioni sono là. Poi, salto temporale di 10 anni nel futuro a livello di timeline del mondo di One Piece, ma torniamo indietro di 10 anni per quanto riguarda le pubblicazioni dei capitoli di One Piece. E scopriamo nel capitolo 586 che 12 anni fa i rivoluzionari sono arrivati nel regno di Goa e hanno salvato la gente del Grey Terminal dall'incendio che i nobili mondiali avevano creato. Insomma, di qui sappiamo che poi arrivano lì, è l'isola natale di Luffy, poi prendono Sabo e tutte cose. Lo sappiamo benissimo come funziona quel flashback di Sabo. Ecco, 12 anni fa, capitolo 586. Si ritorna al capitolo 1098 e meno di 5 anni dopo, quindi tra i 7 e gli 8 anni fa, più o meno siamo là a livello di timeline, ecco che Kuma inizia a fare il macello perché inizia a sfogare la sua frustrazione e la sua rabbia nei confronti del rapimento di Ginny per andare a liberare una fracca tanta di popoli in giro per il mondo di One Piece. E qui sorge il nostro problema. Qui c'è il sistema che non funziona. Che vi dicevo all'inizio, qui c'è di base la retcon. Perché? Perché tecnicamente parlando, 8 anni fa, e quindi 3 reverie fa, un sovrano inizia a parlare di Dragon dicendo che questo tizio sarebbe diventato molto pericoloso in futuro. Però questa cosa non ha senso rispetto alle informazioni che noi già abbiamo, che ci vengono date appunto adesso, in quest'ultimo flashback, negli ultimi capitoli. Perché nel corso del flashback di Kuma noi scopriamo che quando Kuma aveva 22 anni, e quindi siamo a 25 anni fa, Dragon era già famoso per avere questa sorta di armata della libertà e aveva già una taglia sulla propria testa. Ma questa cosa è in conflitto con tutte le altre informazioni che abbiamo detto poco fa, perché per l'appunto non poteva essere non famoso, non conosciuto 8 anni fa, se 25 aveva già una taglia, era già ricercato
e si parlava già di personaggio che andava contro il governo mondiale e che combatteva per la libertà dei popoli. Un'affermazione va a disconfermare l'altra, non può sussistere logicamente parlando questa cosa. E quindi serve un contesto per questa retcon. E adesso ne parliamo. Il capitolo dove questo sovrano dice tutte cose su Dragon, e tra l'altro dice che da lì a 5-6 anni, quindi facendo riferimento praticamente a 2 anni fa, quando inizia la storia, perché quello è il lasso temporale che ci viene raccontato, cioè sto sovrano dice tra 6 anni, cioè quando Ruffy salperà, e questo Oda lo aveva messo per riallacciarsi come parallelismo temporale con Dragon, che arriva chiaramente da Smoker, lo salva Ruffy, eccetera, eccetera. Siamo, per capirci, a Log Town, siamo lì, ok? Questo sovrano indicava praticamente che Dragon avrebbe iniziato a muoversi quando Ruffy arriva a Log Town. Questo era il pensiero di Oda all'inizio, e siamo al capitolo 142 dell'opera One Piece. Ci sta che dopo 900 fischi capitoli, nella testa dell'autore le cose siano un po' cambiate. Giustamente, è normale. Sacrosanto che succeda, però, giustamente, leggendo il flashback adesso e leggendo 900 fischi capitoli fa, questa cosa non ha senso, non torna, perché molto prima Dragon era già famoso, aveva già una taglia, era già ricercato, aveva già un'armata ribelle che combatteva contro il governo mondiale. Non ha senso che, cioè, questa cosa 25 anni fa fosse concreta, avesse già una taglia, quindi fosse già ritenuta una minaccia da tutto l'apparato del governo mondiale marina, oltre che CP, che chiaramente vanno, no, sotto il comando diretto del governo, non della marina, a combattere contro i rivoluzionari, ma che per appunto poi, boh, tutti soffrissero di memoria, se lo scordano, e 8 anni fa iniziano a dire, oh, sto tizio non ha una taglia, non è famoso, però occhio che diventerà un rompiscatole incredibile tra 6 anni. È questa la falla logica, e questa è chiaramente la riscrittura in corso d'opera, quindi una retcon. Ma ci, ripeto, ci sta, secondo me non è un problema, non è così grave, non è così importante. Sì, è interessante per comprendere come funziona la scrittura dell'opera One Piece, ma fino anche a una certa, non lo so. Secondo me non è una di quelle cose per cui serve alzare il dito, puntarlo contro l'autore e dire «Ah, sta roba brutta!» Non lo so. Secondo me i problemi dei gag sono ben altri. Questa roba qua è... non lo so. Però ditemi voi se l'avevate notato, se avete riletto nell'ultimo periodo One Piece per vedere quante cose di questo flashback non tornano rispetto alle premesse date anni fa. Ditemi voi, fatemi sapere la vostra. Comunque, ripeto, è una retcon di una roba scritta 25 anni fa, però per correttezza di informazioni ne abbiamo parlato. Spero anzi che anche tu, Matteo, sia soddisfatto da questo video. Fammi sapere poi in caso su Telegram, e basta, non ho altro da dire, quindi fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti!